ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani in una nuova puntata di Noobs Corner targata iPhoneItalia.com. Andiamo a rispondere in questa puntata a una delle domande più frequenti di molti utenti in ambiente iOS e macOS, ovvero sulla funzionalità di Continuity e di End Off. Continuity è una funzionalità di Apple che permette di integrare al meglio i dispositivi, che siano iOS o macOS. Per funzionare, ovviamente, questa funzionalità richiede determinati requisiti di sistema, che vedremo dopo, una volta che avremo elencato quali sono le varie opzioni, perché su alcune opzioni potranno essere utilizzati anche dispositivi meno recenti, mentre su alcune altre funzionalità dovremo avere per forza dei dispositivi più avanzati. Vediamo quali sono quindi le opzioni che ci mette a disposizione Continuity. Avremo End Off, che è la più importante sicuramente, che è la possibilità di continuare il lavoro fatto da un'applicazione su un altro dispositivo compatibile, ad esempio la navigazione web, potremo continuarla da un altro device tramite appunto il pulsante di Continuity, di End Off, quindi potremo iniziarla su iPhone, continuarla su iPad oppure su Mac e viceversa, oppure potremo fare la stessa cosa con una mail o con un'altra applicazione che supporta questa funzionalità. Ci sono tantissime applicazioni anche di terze parti che ormai supportano End Off. Ancora poi c'è la possibilità di sfruttare le chiamate e i messaggi sul nostro computer o su un altro dispositivo iOS che riceviamo sull'iPhone e che vengono reindirizzate automaticamente sugli altri dispositivi. In questo modo potremo leggere e rispondere agli SMS da altri device, come anche rispondere ed effettuare chiamate tramite la SIM del nostro iPhone, ma da altri dispositivi. Ancora c'è l'Instant Hotspot, funzionalità che permette di utilizzare tutti i dispositivi che hanno una connessione cellulare tramite Bluetooth e Wi-Fi dagli altri dispositivi. Ovviamente queste funzionalità richiedono differenti tipi di risorse di sistema. La funzionalità che richiede sicuramente più risorse, quindi dispositivi più recenti, è End Off. Vediamo un attimo una lista di dispositivi compatibili e di requisiti di sistema. Allora, vediamo, End Off è supportato dai dispositivi iOS con iOS 8 o successivi, e che siano iPhone 5 più recenti, iPad di quarta generazione o più recenti, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini di prima generazione o più recenti, iPod Touch di quinta generazione o più recenti e iPad Pro. Ancora, per i Mac abbiamo bisogno di un MacBook Air metà 2012 o più recenti, MacBook Pro metà 2012 o più recenti, MacBook Retina da 12 pollici, iMac fine 2012 o più recenti, Mac mini fine 2012 o più recenti e Mac Pro fine 2013, quindi l'ultima versione, quella cilindrica. Per avere a disposizione le telefonate invece e gli SMS avremo bisogno di iOS 8.1 o successivi e quindi qualsiasi Mac con OS X Yosemite o successivi. Avremo quindi molte più possibilità di utilizzare le chiamate e gli SMS rispetto alle funzionalità di Continuity e di Instant Hotspot, che richiedono ovviamente un hardware più aggiornato e delle risorse un po' più specifiche. Invece con chiamate ed SMS avremo un ventaglio di dispositivi più ampio. Va bene ragazzi, quindi queste erano le informazioni più importanti da sapere su Continuity, queste erano le risposte alle domande più importanti che mi fate solitamente su questa funzionalità, ovvero perché il mio computer non supporta Continuity, perché il mio dispositivo non riesce ad utilizzare End Off. Bene, questi erano i dispositivi compatibili, queste sono le versioni di sistema compatibili e quindi adesso avete un quadro un po' più completo della situazione in modo tale da capire quali dispositivi in vostro possesso possono sfruttare Continuity, End Off, Instant Hotspot, SMS e telefonate. Va bene ragazzi, noi ci rivediamo con i prossimi video sempre sul nostro canale. Da Francesco Siciliani è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, a presto!